Neanche la pioggia ha potuto impedire la festa per l'inaugurazione del quinto lotto della strada regionale 429 che congiunge la rotatoria di Brusciana nel comune di Empoli con quella della Dogana nel comune di Castel Fiorentino. Due i tagli del nastro a Brusciana e al nuovo ponte di Granaiolo. Presenti gli assessori regionali Vincenzo Ceccarelli e Vittorio Bugli, il commissario ad acta Alessandro Annunziati, i sindaci di Empoli e Castel Fiorentino Brenda Barnini e Alessio Falorni. Con la collaborazione di tutti, il vecchio governo, la città metropolitana, unisce due distretti importanti, l'Empolese e la Valdelsa, importantissima per lo sviluppo, finalmente crea anche l'occasione per riprendersi dai tanti sacrifici delle popolazioni che hanno vissuto lungo la vecchia strada e mette anche tutto più in sicurezza. Questa per la Valdelsa e i cittadini di Castel Fiorentino e dei comuni della Bassa Valdelsa è l'opera, non un'opera. È l'opera che aspettavamo da tantissimi anni, che fa fare una svolta importante alla nostra situazione economica, perché rende più conveniente investire in questa zona e ad avere attività economiche in questa zona. È anche un'opera che risolve tantissime problematiche idrauliche e idrogeologiche sul nostro territorio. Questa strada libera tutte le frazioni del comune di Empoli che stanno nella parte della Valdelsa dal traffico pesante di attraversamento, e vuol dire collegare in maniera funzionale il territorio dell'Empolese e il territorio della Valdelsa. I lavori sulla strada regionale 429 proseguono. Mentre siamo qui a tagliare il nastro dei lavori del quinto lotto, il quarto lotto è già stato assegnato e a fine agosto partiranno i lavori, mentre quelli del terzo lotto sono andati in gara proprio ieri. Quindi quando si completa un'opera pubblica si rinsalda il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni. Ecco, questa è una giornata di quelle.